Buongiorno, oggi 9 novembre 2011 mi trovo nel grosso padiglione Pala Congressi Eur di Roma. In questa occasione ci sono delle iniziative indette dall'IDO, Istituto di Ortofonologia di Roma, a capo del quale questo istituto è lo psicoterapeuta Castelbianco. Dunque, dottore, recentemente ho ascoltato il suo intervento in una trasmissione televisiva, mi ha affascinato, mi è interessato e volevo proporlo per allargare questa sua idea. Io in effetti nella scuola media esiste una materia, un'ora, dedicata all'approfondimento, utile proprio per allargare l'orizzonte, non limitarsi al studio classico, alla lezione classica. Cosa ci propone? Guardi, questa idea di avvicinare la possibilità di ragazzi e professori di tutte le età è venuta dai giovani, cioè noi in una ricerca delle varie scuole d'Italia dove si cercava di conoscere quali fossero le loro esigenze ai fini di evitare il fenomeno di vandalismo, di bullismo o comunque per vivere meglio all'interno della scuola, hanno detto che loro volevano un'ora a settimana dove i professori parlassero con loro non di materie accademiche ma bensì di attività di familiari, di vita, di conoscersi per potersi anche da un lato rispettarsi di più ma dall'altro volerci anche bene di più, cioè superare quella forma del distacco totale, che ci sia un distacco di rapporto adulti e giovani è d'obbligo. L'importante però è che ci sia anche la possibilità di conoscersi maggiormente. Bene, siamo in una edizione, la terza edizione. Come risultato, che ci dice a proposito della partecipazione, della positività espressa dai ragazzi dalle elementari alle superiori? Beh, questo è presso la direzione del futuro, sta a indicare che noi abbiamo cercato di dimostrare agli adulti che i giovani sono positivi e non devono essere conosciuti solo quando fanno cose stupide o sbagliate. E i ragazzi vengono a decine di migliaia, portano lo spettacolo, non vincono nulla, ma noi sottolineiamo invece quello che è il loro impegno. Questa possibilità di essere impegnati, di essere migliori foresti e rimandati poi sul portale di regiume.it gli consente di spingersi su un sentiero della fattibilità e della fare cose concrete ma farle sane. Dei vari, chiamiamo rami, delle varie settori che avete curato, qual è il più, sono tutti interessanti, che lo ha coinvolto ancora di più, tipo forum, fotoreporter, creatività, vari, esposizioni? Sicuramente i giornali, noi abbiamo tre giornali, il terzo lo lanciamo questa volta, abbiamo un giornale per gli elementari che si chiama Prima la Luce, un giornale per media e superiori che si chiama Dalla Scuola, dove riceviamo migliaia di articoli da tutte le scuole e studenti in Italia. Adesso abbiamo lanciato Daire, che è un giornale europeo, cioè che tutti gli studenti italiani ci scrivano dei loro articoli in italiano e in inglese e da tutta Europa ci scrivono i ragazzi parlando delle loro realtà in inglese. Questa pubblicazione in doppia lingua che noi adesso stiamo iniziando a fare è per far conoscere i ragazzi dell'Europa e far conoscere l'Europa quello che fanno i nostri ragazzi, cioè rendere più cittadini europei. Bene, grazie per questo sistema di globalizzazione e in rete, perché sapete coinvolgere i ragazzi e i giovani. Buone cose, buon lavoro, buon proseguimento. Grazie.